Ci sarà mai la pace tra la Russia e l'Ucraina? Dopo tanti, troppi mesi di invasioni, pare che ora Zelensky abbia fatto una richiesta, ben specifica all'ONU e che riguarda proprio la nazione di Putin. Quasi un anno fa, l'Ucraina si risvegliava in preda al panico, colpita dalle bombe e dai missili, che la Russia ha deciso di destinarle. Da quel momento tutto è cambiato. Milioni di persone sono morte e moltissime città rase al suolo. L'azione dei russi non ha lasciato scampo alla popolazione ucraina, la quale, ancora oggi, muore sotto il peso delle bombe. Qualche ora fa la capitale dell'Ucraina, Kiev, ha deciso di presentare un comunicato ufficiale all'ONU. Il desiderio è quello di escludere la Russia dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Così facendo, la patria di Putin perderebbe il suo posto all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo perché permettere a questa nazione di far parte di questo consiglio sarebbe illegittimo a causa delle varie irregolarità che la stessa avrebbe commesso nell'ultimo periodo. Ricordiamo che l'Unione Sovietica è venuta a sciogliersi nel 1991 e già in quel caso molti aspetti di natura internazionale non sono stati rispettati. Secondo Zelensky, tutto andrebbe ad aggravarsi se si pensa al fatto che la Russia abbia aggirato alcune procedure. Queste, secondo l'ONU, devono essere rispettate nel più piccolo dettaglio. Parliamo di indicazioni riportate sulla Carta delle Nazioni Unite. Non bisogna dimenticare che l'ONU è un organo che cerca di mantenere l'equilibrio e la pace tra i vari stati del mondo ed è per questo che la presenza della Russia all'interno dello stesso suona strana e a tratti poco coerente. L'altra ipotesi è quella di far votare tutti gli stati appartenenti al Consiglio per decidere se questa nazione possa rimanere all'interno dello stesso o vada allontanata in maniera definitiva. Il comunicato presentato in via ufficiale dal ministro Lavrov è molto chiaro sulla questione. Si parla infatti di come la Russia propagandi idee che non hanno nulla a che fare con argomenti di natura pacifica. È proprio qui che la nazione ha deciso di chiedere aiuto a tutte le altre per far sì che la Russia venga allontanata dall'ONU e da tutti gli organi che la rappresentano. Ovviamente non si tratta di nulla di definitivo, ma di un provvedimento che varrà fino a quando la Russia non deciderà di adeguarsi alle regole da tutti i paesi accettate. Al momento non si conosce ancora l'evoluzione dei fatti, ma quasi sicuramente si tratta di una questione che richiederà un'analisi molto più approfondita. Secondo voi la Russia deve essere estromessa dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, oppure deve esserle concessa una seconda possibilità, nonostante tutto? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti! Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.